Con questo cartellone spiego che cos'è la sintassi. La sintassi è quella parte della linguistica che studia le combinazioni possibili delle parole e delle leggi che governano tali combinazioni. Con la sintassi si analizza il periodo. Il periodo è la parte del testo compresa fra i due punti ed è formato da una o più frasi collegate fra loro con congiunzioni o segni di punteggiatura. Ogni frase contiene solo un verbo ed esprime un'idea di senso compiuto. Per individuare il numero di frasi in un periodo si contano i verbi perché a ogni verbo corrisponde una frase. La frase è costituita da un insieme ordinato e coerente di parole che esprimono un messaggio di senso compiuto. Una frase contiene sempre un verbo. Le frasi possono essere condizionali quando pongono una condizione, affermative quando affermano qualcosa, negative quando negano qualcosa, interrogative quando esprimono una domanda, imperative quando esprimono un comando, esclamative quando esprimono emozioni con l'esclamazione, dubitative quando esprimono un dubbio. Nella frase ci sono i sintagmi. Una frase può essere suddivisa in sintagmi, cioè unità sintattiche. Ogni sintagma fornisce una serie di informazioni, chi fa l'azione, che azione è, dove e quando. Il periodo può essere anche un enunciato, che si divide in enunciato minimo e enunciato composto. L'enunciato minimo è formato da un numero minore di parole, soggetto più verbo, che si dice anche frase minima. Il soggetto è l'elemento della frase a cui si riferisce il predicato verbale, con il quale concorda nel numero, nella persona e nel genere. I soggetti possono essere persone, animali, cose, anche sottintesi o addirittura non presenti, con i verbi che indicano fenomeni atmosferici. Il predicato o verbo si divide in predicato nominale e predicato verbale. Il predicato nominale indica una caratteristica del soggetto, un suo modo di essere, ed è costituito dal verbo essere, seguito da un nome o da un aggettivo. Per esempio, la terra è un pianeta o l'atmosfera è trasparente. Il predicato verbale spiega cosa fa, quale azione compie o subisce il soggetto. È un verbo di forma attiva, passiva o riflessiva. Per esempio, la terra gira, oppure la terra è circondata dall'atmosfera. Poi c'è l'enunciato composto, che è formato da numerose parole e non ha un numero fisso di parole. Comprende il soggetto, il predicato e l'espansione. I complementi o espansioni sono gli elementi che completano la frase aggiungendosi al soggetto e al predicato. Sono complemento diretto o complemento oggetto e complementi indiretti, cioè tutti gli altri complementi. Per esempio, il gatto rincorre il topo complemento diretto o oggetto. Oppure, io esco con Lucia complemento indiretto di compagnia. Spero che questo video vi sia piaciuto. Arrivederci da Viola, ciao!